insieme con Dio verso la speranza che non delude mai. È il motto del quarto viaggio apostolico di Papa Francesco il 21 settembre in Albania, un paese addetto all'udienza generale che ha tanto sofferto a causa di un terribile regime ateo e che ora sta realizzando una pacifica convivenza tra le sue diverse componenti religiose. Ed è proprio il motivo per cui il pontefice ha scelto questo piccolo paese per il suo primo pellegrinaggio in Europa, come sottolinea il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. È possibile il dialogo? È possibile la cultura dell'incontro sulla quale insiste tanto il Papa. E vorrei sottolineare il fatto che il Papa preferisce parlare attraverso esempi concreti, attraverso modelli. Io credo che la scelta del Papa Francesco di andare in Albania significhi soprattutto questa sottolineatura. Dire che nonostante le difficoltà che il Paese ha sperimentato e che conosciamo, e sono state difficoltà non piccole, ecco, ha scelto proprio di non utilizzare mai la religione come motivo di scontro e di conflitto. Qual è l'incoraggiamento che la Chiesa vuole offrire all'Albania, che dallo scorso mese di giugno è ufficialmente candidata all'adesione nell'Unione Europea? Quali sono le questioni più impellenti alle quali dovrà rispondere? L'Albania esce da un periodo, da un lungo inverno di isolamento, ecco, nei confronti degli altri paesi, e quindi la Santa Sede offre il suo incoraggiamento, offre il suo sostegno all'integrazione europea dell'Albania, ricordando anche il contributo specifico che l'Albania deve portare a questa integrazione. Possiamo ricordare appunto il patrimonio spirituale che è stato conservato, ecco, nonostante gli anni della repressione religiosa, della persecuzione religiosa, che va custodito e vivificato. Possiamo ricordare per esempio il forte senso della famiglia che caratterizza la società albanese, ecco, proprio anche con questa sottolineatura che piace al Papa, quella dei giovani da una parte che sono un po' il futuro e quella degli anziani dall'altra che sono un po' la memoria, no? Ecco, e che hanno un patrimonio di saggezza e di esperienza che deve essere valorizzato. Papa Francesco, sempre durante il volo da Seul, ha sottolineato un altro tema di questo viaggio a cui tiene molto, quello della libertà religiosa in un paese dove sono state distrutte, ha ricordato, 1820 chiese. Qual è oggi la situazione? La libertà religiosa è rispettata e in questo diciamo, contesto la Chiesa ha avviato già da tempo la sua ricostruzione, anche se sarà una ricostruzione abbastanza lunga. Ecco, e sì, è stata proprio una persecuzione molto, molto severa, molto dura, no? Che veramente una devastazione, potremmo quasi dire, oltre all'aspetto delle chiese, la distruzione di tutti i luoghi di culto. Per quanto ci riguarda, possiamo ricordare anche l'eliminazione di quasi tutto il personale, ecco, religioso, no? Mi pare che prima dell'avvento del comunismo c'erano circa quasi 180-200 preti, alla fine nel 1990 ne sono rimasti solo 33. Mi pare importante dire che, ecco, un paese dove Dio è stato eliminato, è stato cancellato per legge, deve insegnarci a vivere una vita, ecco, in rapporto con il Signore, e non lasciarci invece tentare da una vita dove Dio praticamente è scomparso, dove lo si mette da parte.